musicali durante il ricevimento. Dopo aver scelto musica e musicisti, è importante concordare quali saranno i vari momenti musicali. Quindi cominciamo con l'ingresso degli sposi nella struttura. Per questa parte abbiamo individuato tre opzioni differenti. Ingresso sposi Dixieland. La Street Dixieland Jazz Band è itinerante ed ha uno stile New Orleans primi anni del Novecento. È una formazione composta principalmente da ottoni, a volte esclusivamente ottoni, e poi arricchita armonicamente da una chitarra, meglio ancora se è un banjo, e da strumenti a percussione. Tutto può variare in base al numero dei musicisti coinvolti. Questi ultimi accompagnano gli sposi per tutto il loro percorso in struttura, dall'ingresso al cancello fino al buffet d'accoglienza, che solitamente è fatto all'esterno o comunque in una zona diversa della struttura, diversa da dove poi si svolgerà il pranzo o la cena. Ingresso sposi con musicista solista, violino, strumento a fiato o comunque qualsiasi altro strumento. Nel nostro caso, ad intrattenere questa prima parte musicale c'è la tromba. Questa soluzione non è itinerante perché i musicisti o il musicista che si è scelto ha bisogno comunque di un supporto di basi o di sequenze e anche di una piccola amplificazione per poter eseguire i brani. Ingresso sposi con piccola formazione live. Se in sala ci sarà un gruppo che suonerà completamente dal vivo, di solito si tende ad approfittare dei musicisti per coprire anche gli altri momenti. Però non vengono coinvolti proprio tutti i musicisti, proprio per differenziare il suono che poi proseguirà in sala. Oppure, Gennaro con la tromba si farà accompagnare da un collega chitarrista. Oltre alla formazione, ovviamente cerchiamo di differenziare anche il repertorio per i vari momenti. Siamo arrivati al momento dell'ingresso in sala. L'ingresso ufficiale magari può essere fatto con un brano di vostra scelta. Inoltre, si può scegliere anche il brano da adattare nel caso ci fosse una sfilata del metro con i camerieri. Dopo aver scelto comunque queste cose, bisogna stare attenti anche ai volumi, una cosa molto importante per il semplice motivo che gli invitati devono sentirsi a proprio agio quando poi dialogheranno durante il ricevimento e non fargli storcere il naso. Anche perché se succederà questo, sarà la fine. In base alle portate, ai tempi della cucina e anche al lavoro dei fotografi, si vanno a scegliere il momento giusto per un lento oppure i balli di gruppo. Primo caso, il lento può essere eseguito o tra i due primi, nel caso abbiamo due primi nel menu, oppure tra il primo e il secondo. Mentre i balli di gruppo vengono fatti quasi sempre dopo i primi, perché tra il primo e il secondo abbiamo sempre più spazio perché la cucina ha bisogno di organizzarsi. Il momento dei balli deve essere impeccabile perché è proprio il momento che tutti ricorderanno, in primis voi e poi gli invitati. Quindi dobbiamo essere molto precisi e bisogna divertirsi. Anche perché qui che gli invitati si ricorderanno della musica e del genere di intrattenimento che avete scelto. E prima di tutto è una pubblicità per i musicisti, ma ne va anche un commento futuro della riuscita del vostro giorno. Terminate tutte le portate, arriviamo al momento del taglio torta. Qui, dal punto di vista musicale, è molto simile a ciò che accade nel buffet d'accoglienza, quindi strumento solista o pochi elementi della formazione completa in sala. C'è chi non si ferma alla torta, ma preferisce proseguire e godersi appieno questa giornata, continuando magari con un open bar serale. Per questo momento l'opzione più gettonata è il DJ, ma nel caso gli sposi abbiano scelto l'angolo cubano, noi consigliamo di solito di scegliere un gruppo che esegue brani cubani o della tradizione brasiliana. Ricapitoliamo. Quindi di solito ci sono 3-4 momenti importanti durante il ricevimento. Il vostro ingresso al buffet d'accoglienza, l'intrattenimento in sala, la musica durante il taglio torta e
poi il posto torta o l'open bar. Una volta scelta la linea guida da seguire, saprete curare ogni parte e concordare con i musicisti ogni singolo dettaglio affinché tutto sia più dinamico e coinvolgente. Visita i nostri profili social Biflet. Contattaci per un appuntamento e una consulenza gratuita e senza impegno. Ciao! Ciao.